Questo servizio è offerto da... Amici di Rally Dreamer TV, ci troviamo a Lecce per il 56esimo Rally del Salento, il terzo appuntamento del trofeo italiano Rally. Ma prima, come sempre, andiamo a scoprire un po' di più su questi fantastici luoghi. La piazza commerciale per eccellenza della città di Lecce è senza dubbio Piazza Mazzini. Al suo centro la Fontana della Vita, inaugurata nel 1975, armonizza e dinamizza lo spazio urbano. All'interno del villaggio Rally si potranno fare tantissime attività, tra cui conoscere le ultime novità del mercato automobilistico, oppure fare una riflessione sulla sicurezza stradale, ma anche conoscere più da vicino il mondo dei simulatori. Ma non è finita qui, perché sarà possibile entrare nel mondo della ricerca e dello sviluppo del motorsport grazie al Salento Racing Team dell'Università di Lecce. Sarà possibile anche conoscere l'iniziativa Race to Donate di Atmo, ma anche assaporare i sapori e le eccellenze dei prodotti locali. Ed è proprio dalle Maldive del Salento che siamo pronti a dare il via alla 56esima edizione del Rally del Salento. Godetevi lo spettacolo. Pietra miliare del rallismo italiano, il Rally del Salento ha spento quest'anno la sua 56esima candelina. La gara, considerata da tutti come la più difficile ed imprevedibile a causa dei suoi muretti in pietra che delimitano per molti chilometri le prove speciali, anche nel 2024 è stata valida per il Trofeo Italiano Rally e per il Coppa Rally di Zona 8, in entrambe le validità a coefficiente 1,5. Novità di questa edizione, il villaggio del Rally allestito nel centro di Lecce, sede di partenza ed arrivo della competizione, che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa. Due i giorni di gara, con una prova da ripetersi 3 volte, due da ripetersi 2 volte e la prova spettacolo all'interno della pista salentina a fare da ciliegina sulla torta. Si comincia il venerdì in tardo pomeriggio e la partenza è con il botto, non per incidente, ma con l'annullamento del primo passaggio sulla Torre Paduli, ritenuta non sicura per il troppo pubblico presente. I 2 chilometri e 640 metri della pista salentina divengono quindi gli attori principali ed unici del primo giorno di gara. A mettere tutti a letto caldi ci pensa Giuseppe Testa, che vince la prova con 6 decimi di vantaggio su Corrado Pinzano e 8 decimi su Luca Pedersoli, mentre il rientrante Luca Rossetti è quarto in prova, a 9 decimi. Il sabato si ricomincia con la Torre Paduli ed è Luca Pedersoli che prende l'iniziativa e suona la sveglia a tutta la compagnia. Secondo in prova a 1 secondo è Giuseppe Testa, mentre Corrado Pinzano è terzo a 3 secondi e 6. Sulla Ciolo è proprio Pinzano che prova a recuperare sui primi due, vincendo la prova con 8 decimi di vantaggio su Luca Rossetti. Giuseppe Testa è terzo e paga al rivale amico 2 secondi e 6 decimi. Sul primo passaggio della Specchia, mentre Pinzano fora e paga 56 secondi di ritardo, il più veloce è Giuseppe Testa, che mette la sua Skoda davanti alla Citroën di Pedersoli, per soli 2 decimi. Terzo in prova uno straordinario Francesco Rizzello, che ancora una volta dimostra di avere un gran piede destro. All'ultimo giro di boa la classifica la guida Giuseppe Testa, con 2 decimi di vantaggio su Luca Pedersoli e 15 secondi e 3 decimi su Luca Rossetti. Sull'ultimo passaggio della Torre Paduli, Pedersoli vince e mette una grande ipoteca sulla vittoria finale, rifilando 4 secondi e 2 decimi a Giuseppe Testa, terzo in prova. Corrado Pinzano non si fa fermare dalla sfortuna e, pensando al campionato, continua a tirare come un indemoniato. Secondo in prova, a 3 secondi e 4 decimi dal primo. Sulle due ultime prove è Giuseppe Testa che si mette sui pedali della sua Skoda Fabia RS, cercando di dare uno strappo vincente, e vince tutte e due i tratti cronometrati. Ma Pedersoli infila i canini della sua DS3 nel paraurti della sua Skoda e gli concede solo 1 secondo e 3 sulla Ciolo e 1 secondo e 2 sulla Specchia. Nel cuore di Lecce, in uno scenario unico e mai visto per l'arrivo di un rally, una folla immensa di appassionati e curiosi si è stretta intorno al
al palco di arrivo in attesa che cominci la cerimonia di premiazione. Sono felicissimo perché tutti i commenti sono super positivi e quindi siamo felicissimi come comitato organizzatore di tutto quello che è successo. Adesso però è arrivato il momento di dare la meritata visibilità a tutti i vincitori di ogni singola classe. Risaliamo la classifica assoluta e cominciamo dalla classe A0, vinta in solitaria da Andrea Carangelo e Andrea Cardigliano, con una Fiat 600 Sporting non troppo a suo agio nelle tantissime ripartenze della gara salentina. Gran bella lotta in classe Racing Start fino a 1600 di cilindrata, che alla fine si è risolta per soli 8 secondi a favore di Davide Varrazza e Daniel Passaseo, in gara con una Citroen Saxo VTS. Senza gloria e senza infamia la gara di Nunzio Fanelli e Saverio Cotrufo, che hanno vinto la classe Racing Start TB Plus fino a 1400 di cilindrata, senza potersi confrontare con la loro Fiat 500 Abarth con nessuno, per mancanza di avversari. Danilo Memmi e Luigi Mastrogiovanni hanno avuto il loro bel da fare per tenere a bada i loro avversari e vincere la classe N2, sfruttando ogni cavallo della Citroen Saxo a loro disposizione. La clessidra ha fatto cadere tutti i granelli di sabbia per segnare il distacco di oltre un minuto, con cui Jean-Claude Vallino e Sandro Sanesi hanno conquistato il primato in classe Racing Start TB fino a 1000 di cilindrata, con la Suzuki Baleno. Gabriele Bruno e Andrea Centonze hanno portato a casa il successo in classe Racing Start TB fino a 1400 di cilindrata, dimostrando che la loro Fiat Abarth non è ancora pronta per la pensione. Dilana D'Amuccio e Marco D'Arcavio, con la loro Citroen C2 VTS, hanno sommerso di minuti il secondo di classe Racing Start Plus fino a 1600 di cilindrata. A dettare legge in classe Racing Start TB Plus fino a 1600 di cilindrata sono stati Mauro Leo e Antonio Lifonso, in gara con una Peugeot 208. Tra le numerose Suzuki Swift Sport Hybrid presenti, la vittoria di classe RA5 nazionale è stata conquistata da Sebastiano Dalla Piccola e Fabio Adrian al termine di un lungo duello con i secondi di classe. Vedere passare la regina dei rally, la Lancia Delta HF integrale, è sempre una grandissima emozione per chi ama il nostro sport. Claudio D'Amico e Rodolfo Lucrezio ci hanno vinto in solitaria la classe A8, divertendosi a farla cantare come un usignolo. Prova dopo prova, Mauro Adamuccio e Gabriele Mergola hanno lanciato manciate di secondi sul secondo di classe Rally 5, assicurandosi la Coppa dei Vincitori con alla fine quasi un minuto di vantaggio. Vittoria eclatante quella di William Quattrini e Fabio Parente in classe N3. Con la loro Renault Clio RS hanno dimostrato di avere senza dubbio un altro passo rispetto ai competitor di classe. In posa davanti ai fotografi con la Coppa dei Primi di classe Rally 4 R2 ben in mostra sul tetto della loro Peugeot 208, si sono messi Alessio De Santis e Matteo Bello. Hanno trottato molto i cavalli delle 208 Turbo della classe Rally 4, soprattutto quelli della Peugeot portata alla vittoria da Andrea Pisacane e Luca Primiceri, che hanno dovuto lottare con i secondi di classe fino alla fine. Prestazione maiuscola quella di Giorgio Liguori e Mattia Nicastri, che con la loro Renault New Clio RS hanno vinto in solitaria la classe R3 e conquistato un eccezionale 11° posto nell'assoluta, e sono stati i più veloci tra le tutto avanti. Tanta roba! Torniamo adesso nel villaggio del rally, allestito nel centro della città, dove stanno per salire sul podio i primi tre assoluti. Prima però, considerato che le nostre telecamere erano in Salento per seguire i protagonisti del Coppa Rally di ottava zona, sentiamo cosa ha da dirci il terzo classificato per il CRZ e quinto assoluto, Francesco Rizzello, in coppia con Fernando Sorano su Skoda Fabia Evo. Visto il pronostico, sì, è andata molto bene, perché stamattina siamo partiti un pochettino svantaggiati, perché ieri abbiamo giocato un pochettino con le pastiglie dei freni, stamattina abbiamo sofferto un pochettino a staccate, ritardando su più prove. Abbiamo sistemato il tutto, abbiamo continuato ad avere il tempo, il passo dei big, diciamo, anche se loro erano un pochettino più avanti, anzi un pochettino tanto più avanti, però comunque il passo c'era. Secondi nella classifica CRZ e quarti assoluti, Corrado Pinzano e Mauro Turati, su Volkswagen Polo. Sentiamoli ai nostri microfoni. Siamo incappati in un paio di forature sulla prima specchia e sulla seconda ciolo.
ci ha fatto perdere oltre un minuto, e se non fosse stato per queste due forature eravamo sicuramente lì a battagliarci almeno il podio, ecco. Però insomma, il Salento così può darti tanto, può toglierti tanto, l'importante è comunque stare sempre lì attaccati. La competitività c'è, quindi ci portiamo a casa questo per il proseguo del campionato. Concentriamoci adesso sui protagonisti del podio finale. Cominciamo dai terzi assoluti. Luca Rossetti e Nicolò Gonella su Skoda Fabia Evo di casa Lion Team. Ma era da tanto che non correvo, cioè 8 mesi di inattività. Dovevamo iniziare il campionato già prima, ma non avevo trovato accordo con la squadra precedente, quindi partiamo da qui, dal Salento. Come prima gara non è il massimo perché è una macchina, sì, è una gara molto molto particolare, no? E un terzo posto va benissimo. Ovviamente le nostre ambizioni sono per qualcosa di meglio. Secondi assoluti e primi nella classifica del CRZ, Giuseppe Testa e Gino Abatecola su Skoda Fabia RS. Sì, abbastanza. Peccato che ho fatto un errore su Torre Paduli il secondo giro e siamo usciti in un sinistra un po' nell'erba, abbiamo arato un po' i campi, ecco. E niente. Succede. Però tutto sommato siamo contenti perché abbiamo fatto un bel lavoro con la squadra, la seconda gara con la Skoda RS, quindi stiamo prendendo feeling e la macchina mi piace molto. E adesso che squillino le trombe per acclamare i vincitori della 56esima edizione del Rally del Salento, Luca Pedersoli e Corrado Bonato su Citroen DS3 VRC. Allora, la preoccupazione è sempre necessaria nelle gare, soprattutto al Salento, dove insomma ci sono tutti questi muretti, e prendere insidiosi e prendere una pietra un attimo. Quindi è stata una gara molto tirata. Questa è una gara coefficiente 1,5, io il mio scarto l'ho già fatto al Marca Trevigiana e quindi dovevo qua fare bene per rientrare. Gli altri scarteranno più avanti, quindi poi vedremo, diciamo, la classifica un po' definita, la vedremo credo dopo Biancavallo. Una bella vittoria, seconda volta qua al Salento, sono contento. E dal Salento per il momento è tutto, ma noi torneremo e molto volentieri. Rally Dreamer, tanta roba!